Ciao a tutti ragazzi, oggi come potete vedere è il mio primo praticamente vlog. Sinceramente mi sento un pelo a disagio rispetto ai soliti gameplay perché parlare effettivamente senza fare nulla non è una cosa così semplice. Soprattutto l'immaginarsi di avere davanti delle persone a cui devi raccontare determinate cose come se fossero tuoi amici. Faccio questo video per introdurvi praticamente la mia persona, dicendovi praticamente effettivamente chi sono io. Sono un normalissimo ragazzo di 23 anni, compiuto esattamente 2 giorni fa, che vive nelle Marche, come sicuramente moltissimi di voi hanno già intuito all'accento che è impossibile da nascondere. E ho due grandi passioni nella vita: allenarmi e giocare. Perché effettivamente non è che per forza tutte le persone che sono dei nerd schifosi come il sottoscritto devono necessariamente essere o delle palle di lardo che non entrano nemmeno nella sedia, oppure delle persone che pesano 30 kg bagnate. Non per niente riguardo a questo capitolo nella mia vita, io studio proprio questo, studio scienze motorie a Urbino, perché effettivamente voglio fare dell'attività fisica un lavoro, che poi io effettivamente non è che sono stato tutto questo grande studioso nella mia vita, anzi, tant'è che infatti i professori in quinto superiore quando gli sono andato a dire che io sarei andato a fare l'università hanno tipo tutti storto il naso dicendo ma dove cazzo vai? E invece vaffanculo, loro sono in corso e mi laureo a febbraio in corso senza nemmeno sprecare un minuto di più. Faccio scienze motorie soprattutto perché io essendo appunto un amante dell'educazione fisica, specialmente a scuola, perché io ovviamente quando andavo alle superiori ero una merda nella maggior parte delle materie e il mio obiettivo era il 6. Al contrario, ero in educazione fisica avevo 10. E venivo preso sempre come esempio, no? Classico esempio, fa Andrea, vieni qua, dai, prova questo esercizio così lo spiega agli altri. Vabbè. E lì per lì, come praticamente la maggior parte di voi, presumo che vanno ancora a scuola o come tutti i miei compagni, pensavano che l'educazione fisica fosse una specie di svago, una specie di stacco dalle lezioni, che effettivamente è così, per carità. Ma purtroppo i professori, che hanno a che fare con degli handicappati, che sono praticamente la stragrande maggioranza delle persone che vanno a scuola e fanno educazione fisica e la reputano una materia stupida tanto quanto religione, per esempio. Con la differenza che però educazione fisica viene fatta cioè viene utilizzata per la media da matematica. Quindi se uno deve essere magari indeciso se essere rimandato a settembre oppure no, educazione fisica lì incideva, perché se c'hai a 6 o 8 era molto molto incisiva. E infatti il mio futuro obiettivo è quello proprio di andare ad insegnare educazione fisica a scuola per fare un cazzo di macello quando questa materia, la mia materia, viene discriminata tanto che magari qualche professore delle altre materie viene a dirti che gli serve un'ora in più per fare un'ora di lezione, perché il programma, perché di qua, perché di là. Anche i professori, se voi avete, non so, qualche genitore che fa il professore, il maestro o qualsiasi cosa sia che sia all'interno della scuola, ditegli che le ore di scienze motorie sono importanti, le ore di educazione fisica sono importanti tanto quanto quelle di matematica, di storia. Anzi, secondo me, vabbè, io sono di parte, però se voi ragionate sul fatto che tramite l'educazione fisica, l'educazione motoria, tantissime persone sono uscite da situazioni gravi come depressioni o che sono state collegate al fisico o anche solo alla mente, ma tante persone hanno trovato la passione per l'attività fisica come un escamotage dall'uscire fuori a determinate situazioni. Al contrario, invece, se uno sa la caduta dell'impero romano d'Occidente o non lo sa, non so effettivamente quanto la sua vita potesse cambiare. E questo stiamo parlando solo del livello psicologico, ma se no andiamo a vedere anche il lato fisico, ovviamente non vi sto a fare tutta la lezioncina riguardo al fatto che il fisico migliora, le spese mediche mondiali diminuiscono, la vita migliora, la qualità della vita migliora. Vabbè, non vi sto a fare una lezioncina. Comunque ho speso qualche minuto in più in questo paragrafo della mia vita perché praticamente rappresenta il 60-70% della mia vita: studiare, allenamenti, allenarmi. Studiare scienze motorie e le varie sfaccettature di questa materia. Vi metto qualche video random di quello che faccio io al momento per allenarmi, così giusto per farvi capire quello che faccio, perché se vi dico che faccio calisthenics non capite, il 99% di voi non capisce sicuramente quello che faccio. E comunque vi basti sapere che è un allenamento a corpo libero, che faccio più o meno 5 volte a settimana e che mi porta via più o meno 2 ore al giorno. E niente, a febbraio mi laureo, se tutto va bene, ma il mio percorso non finirà lì. E in questo periodo il canale è più attivo, faccio live ogni tanto, faccio più video, perché? Perché effettivamente adesso non ho esami, perché l'ultimo esame l'ho dato a settembre e adesso sto facendo la tesi che non mi porta via così
chissà quanto tempo, non è come studiare fisiologia che ho fatto tutta quest'estate. Sicuramente qualcuno di voi mi ha visto qualche foto magari sulla pagina. Che niente, stavo in panico, era un macello. Ma passiamo invece al lato che interessa a noi, cioè il gaming. Ovviamente il canale è nato grazie... In realtà il primo video su Neverwinter l'ho fatto perché era un periodo in cui con i miei amici giocavamo sempre a questo gioco che era un similare di World of Warcraft. Ovviamente molto più semplice, free to play, un pelo pay to win, direi. E da lì, dal nulla, completamente dal nulla, ho preso il primo programma di merda per registrare i video e il primo programma di merda per editarli, che era pare Windows Video Maker, Movie Maker, non mi ricordo, una cosa del genere. Che era pietoso, cioè, se voi andate a vedere i video all'inizio, pietosi. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video in cui andremo a parlare di Neverwinter. Questo è un gioco free to play, scaricabile tranquillamente dal sito ufficiale. Con copertine indecenti, l'intro scandalosa fatta da me che non sapevo un cazzo di niente dell'editing, non sapevo niente, scandaloso. Però c'ha cuore, video con cuore. E da lì piano piano, informandomi, con cali di voglia alti e bassi, ho tirato avanti tutti i video di World of Warcraft che ogni tanto tiravo fuori. Comunque Neverwinter l'ho praticamente abbandonato perché non potevo seguire Neverwinter e World of Warcraft allo stesso tempo, era impossibile. Sia per un fatto di tempo che di voglia soprattutto. E quindi praticamente dalla seconda media, se non sbaglio, o la terza media, non mi ricordo, no, dalla seconda media credo, se non dalla prima addirittura, è iniziata questa mega passione per World of Warcraft che mi sono tirato avanti fino adesso praticamente, ancora la sto tirando avanti, adesso momentaneamente ho staccato un pelo. Però sicuramente tornerò, anche perché adesso siamo con il progetto Tormenta, quello lì. Insomma, che gli altri ragazzi di Tormenta, e non è che ho smesso di lavorare con loro, anzi. E quindi niente, ero il classico tizio che nerdava 13 ore al giorno nei periodi estivi. E avevo sempre un amico che mi appoggiava a queste mattate di stare la mattina alla sera davanti al computer, ma io non ho nessun tipo di rimpianto per questa cosa, perché io alternavo questa cosa all'uscire. Nel senso, magari sì, un giorno stavo 3 giorni nel computer, ma il giorno dopo stavo mai dentro casa. Quindi diciamo che era abbastanza equilibrata la cosa, soprattutto quarta, quinta elementare, le famose casette sull'albero. Io c'ho qua sotto tipo un posto dove ci stanno tutti alberi fatti apposta, tipo che c'hanno i rami fatti così. E cioè costruiamo questa casetta sull'albero, vabbè. Ficata atomica, ma certe sudate scandalose. E quindi diciamo che ho sempre equilibrato il fatto di giocare e stare all'aperto con giocare davanti al computer. Dopo ovviamente piano piano le cose sono andate a fiorire, quindi il gaming ha preso un po' piede, un po' tanto piede. Anche perché dopo hai gli amici che nerdano come te, quindi inevitabilmente ti portano sulla cattiva strada. Ma in realtà siamo uno con l'altro che ci portiamo sulla cattiva strada, non è che ce ne sta uno che ci ha portato. Cioè siamo tutti, è tutta una condivisione. E quindi il mio canale YouTube praticamente probabilmente non tratterà mai nella vita Minecraft. Probabilmente non tratterà mai nella vita Clash Royale, non lo so, ma non penso, perché io adesso, perché il telefono vecchio mi si è rotto e ce n'è uno momentaneo, ma adesso ne prenderò un altro più aggiornato ovviamente. Ovviamente. E potrei anche caricare qualcosa da qualche magari gioco portatile, ma Clash Royale non lo so. Forse non lo so. Diciamo che più no che sì. Vabbè ragazzi, come prima introduzione diciamo che la fermo qua, non la tiro troppo a lunga. Sicuramente ne farò qualcos'altra, magari su qualche argomento mirato di cui magari volete sapere qualcosa di più. Per esempio su YouTube, o per esempio sulla community, o per esempio... Non lo so, basta che me lo dite, io sicuramente vi sto a ascoltare e leggo i vostri commenti sempre. Ovviamente vi ricommento sempre, a parte lo vedete. Io vi ringrazio con questa nuova visuale, visto che ho spostato la webcam e tirato sulla serranda, per la visualizzazione. Ci vediamo al prossimo video come sempre. Ciao a tutti ragazzi. I hope you find what you've been looking for.